Parliamo di questo referendum del 20 e del 21 di settembre del 2020. Chi è a favore del no, gente normale che non vuole ridurre la rappresentanza popolare in Parlamento, la rappresentanza del popolo, no? Ci saranno intere regioni che se dovesse vincere il sì a questo referendum verranno spazzate via, non saranno più rappresentate. Cioè, diminuiranno da 900 a 600 parlamentari. Chi sono quelli favorevoli a questo referendum? Innanzitutto la P2, dato che era uno dei punti principali della P2, della loggia massonica di Licio Gelli, il piano di rinascita democratica, che guarda caso Conte ha chiamato piano di rinascita, il piano per salvare l'Italia con tutti questi DPCM illegali, perché il governo si autodelega e delega se stesso a fare delle norme, quando è il Parlamento che delega il governo, quindi totalmente incostituzionale, come anche dimostrato da queste sentenze. Ma chi è allora per il sì? La P2, abbiamo detto che per il punto principale era ridurre i parlamentari a 450. Partito fascista di Mussolini, una delle prime leggi che fece quando andò al governo, ridurre a 400, come 5 Stelle, che vogliono ridurre a 400 deputati. Ma chi spinge, chi detta la linea, chi mena le danze su questo tentare di ridurre la rappresentanza popolare degli italiani in Parlamento è il Fatto Bilderberg quotidiano. Il Fatto Bilderberg quotidiano. Perché Bilderberg? Uno è allineato con le posizioni del Bilderberg che vuole ridurre i parlamentari, della Goldman Sachs, della Morgan Stanley, della P2. In più il Fatto Bilderberg quotidiano è Bilderberg perché va a braccetto con Kissinger al Bilderberg, no? L'ultimo Bilderberg è andato il vice direttore del Fatto Quotidiano, con sommo gaudio del direttore. Questi vanno al Bilderberg a braccetto con un genocida come Kissinger, che ha ucciso Salvador Allende, che ha ucciso Aldo Moro, che hanno ucciso il giudice Emilio Alessandrini, il quale aveva trovato i collegamenti fra il Bilderberg e le stragi di Stato, come testimoniato anche da Imposimato, che ha letto tutti gli atti del giudice Emilio Alessandrini, no? Guarda caso ucciso poco dopo che aveva trovato i collegamenti fra il Bilderberg le stragi di Stato. Quindi questi gente qua del Fatto Quotidiano vanno a braccetto ai convegni del Bilderberg con questa gente che è collegata alle stragi di Stato italiano, all'omicidio di Aldo Moro, all'omicidio di Salvador Allende, alle stragi dei cileni. E ovviamente come la Goldman Sachs, come la Morgan Stanley, come tutte le lobby finanziarie che hanno stappato la bottiglia quando è passata la legge, sono a favore di ridurre il taglio dei parlamentari perché così le lobby possono meglio manipolare meno persone. Quindi vedete voi. Io direi che bisogna votare no per andare contro tutti questi poteri forti. Vediamo se il 20 e il 21 settembre voterete no.